Ciao a tutti, sono Giovanni Varoli e sono l'amministratore di General Beverage. General Beverage cos'è? È una società leader nel settore che producendo macchine da una parte e prodotti alimentari dall'altra distribuisce con oltre 36.000 macchine, attrezzature, diciamo, nei vari contesti, distribuisce alimenti e prodotti e bevande fredde e calde in vari ambiti, con un impatto interessante sulla riduzione dell'impatto ambientale derivante dagli imballaggi in particolare, quindi eliminando di fatto la plastica che è connessa con l'utilizzo di bottigliette o altri imballaggi. Questo proprio in soldoni. Poi chiaramente in ogni ambito abbiamo dei servizi specifici per cui andiamo dalla mensa universitaria in cui appunto installiamo delle macchine per eliminare le bottigliette e le briattine, quindi che distribuiscono bevande di qualità, in particolare regionali, ecosolidali, salutistiche di vario tipo, e acqua microfiltrata, e andiamo poi invece in altri contesti come case di riposo, ospedali, in cui distribuiamo anche alimenti per fragilità alimentari, sempre con delle macchine automatizzate, quindi alimenti in questo caso per i disfagici. Con Educat appunto ci siamo incontrati diversi anni fa. Incontrati vuol dire che abbiamo fatto, come dire, coincidere i nostri percorsi e quindi noi ci siamo proposti in quel momento come partner per una soluzione sostenibile dal punto di vista ambientale e di qualità per la distribuzione delle bevande e dell'acqua. In quel momento io ero anche coinvolto, tra l'altro, nell'elaborazione diciamo, dei CAM, dei criteri ambientali minimi della ristorazione. E quindi era proprio un momento in cui stavano, insomma, nascendo questi trend, queste esigenze in particolare, e abbiamo quindi condiviso un progetto comune che di fatto ci vede, penso, non soltanto come fornitore, tra virgolette, ma come partner, e quindi abbiamo, come dire, proposto proprio delle soluzioni personalizzate, mirate, che permettono ai ragazzi di avere a disposizione all'interno della sala mensa bevande diciamo, di qualità nutrizionale diciamo, interessante e soprattutto una soluzione sostenibile che elimina completamente gli imballaggi delle bottigliette di acqua o di lattine. Questo diciamo, è uno dei servizi diciamo, principali che realizziamo, che ci connota di più, anche se non l'unico. Ed è forse quello da cui è partita l'azienda ormai, non oso dirlo, diciamo, ma oltre 25 anni fa. Abbiamo cominciato appunto con dei progetti per eliminare diciamo, i rifiuti da imballaggio, le plastiche nelle mense. L'incontro che c'è stato con Educat è su questo fronte. Poi da lì si è sviluppato un rapporto di conoscenza reciproca e anche di stima, e quindi io ho anche l'onore e il piacere di partecipare al consiglio di amministrazione della fondazione Endisu che mi vede coinvolto, diciamo, in quel caso non come partner, ma come appunto socio e come membro del CDA per sviluppare dei progetti che spero siano interessanti per gli studenti. Diciamo, da febbraio, da marzo, diciamo, in poi c'è stato sicuramente una problematica diffusa nell'ambito della ristorazione collettiva. Da un lato con una riduzione ovviamente dei numeri, quindi della presenza, dall'altro un tema legato al timore del contatto, no? Perché queste macchine comunque hanno dei pulsanti, delle tastiere, per cui il timore del contatto ha fatto scaturire un ritorno, diciamo, non soltanto per quanto riguarda le bevande, ma anche per altri diciamo, oggetti, prodotti e servizi di mensa, un ritorno al monouso. Questo un po' in generale, quindi c'è stato un rientro, una rincorsa al contrario rispetto a quello che era invece un trend, un volano che stava partendo in maniera molto importante legato alle scadenze delle linee guida plastic free. Quindi diciamo questo in generale da marzo in poi si è assistito a un ritorno appunto in tantissimi contesti privati ma anche pubblici, nonostante i CAM, quindi i criteri ambientali minimi, un ritorno al monouso. Non generalizzato ma piuttosto importante. Per rispondere a questa problematica, a questi timori, anche se poi in definitiva diciamo una bottiglietta d'acqua paradossalmente, essendo afferrata con le mani da più operatori in vari contesti, dovrebbe presentare a rigor di logica e scientificamente una fonte di rischio maggiore. Comunque, per rispondere al timore fondato o meno, abbiamo ideato e brevettato delle macchine contact free. Quindi sono macchine alle quali diciamo, gli
gli utenti, i ragazzi in questo caso, accedono con la possibilità di non toccare il tasto. È chiaro che è importante trovare delle soluzioni perché sia a livello di percezione sia a livello di linee guida bisogna fare in modo che le politiche plastic free siano continui, non siano frenate, non siano bloccate appunto da quello che sta accadendo in generale. Devo dire che da questo punto di vista EDUCAT è molto attenta e quindi penso, anzi quasi sicuramente è stata la prima mensa universitaria, quella di EDUCAT, che ha utilizzato appunto il sistema contact free proprio perché credo che abbia sposato e ha sposato sicuramente la linea della sostenibilità in maniera strutturale. Augurandoci che tutti gli studenti siano il più possibile presenti negli atenei e non siano a casa, dobbiamo fare in modo che i servizi rassicurino nelle loro modalità esecutive, rassicurino e siano non soltanto formalmente, ma sostanzialmente appunto che contribuiscono a dare sicurezza e garantire l'effettiva sicurezza al di là della comunicazione. Quindi, in questo senso, tutto quello che riguarda le tecnologie contact free, tutto quello che riguarda come dire, il tema delle prenotazioni o dell'organizzazione, della riduzione dei flussi, la gestione dei flussi è sicuramente un tema che non ha controindicazioni, quindi penso che sia importante che tutte le istituzioni, le persone, diciamo, che sono coinvolte studino le soluzioni migliori per appunto andare in questa direzione, questo a prescindere adesso dal Covid. Però appunto credo che il primo punto sia quello di fare in modo e come dire, aiutare tutti a essere sicuri da una parte, ma avere anche la voglia di essere presenti, di esserci, non di restare a casa di fronte a un video, insomma, uno schermo di un PC che con tutta l'utilità che può avere, credo che non possa avere la stessa forza carismatica ed educativa di un docente, di un professore, di un maestro. Da questo punto di vista, posso fare appunto un parallelismo con la musica. Io sono anche un musicista, un direttore d'orchestra, oltre che un imprenditore. È chiaro che, come dire, anche in questo momento di difficoltà, per esempio i concerti, quando ero direttore di concerto, ho dovuto farli in streaming. Diciamo, una situazione contingente, però è ovvio che ascoltare un concerto dal vivo comunica necessariamente qualcosa, sia per il musicista che suona, che dirige o che fa musica, sia per il pubblico che ascolta, qualcosa di completamente diverso. Cioè, questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare allo streaming, anzi sarà una necessità nella musica e nello spettacolo dal vivo, anche per sostenere lo spettacolo dal vivo, ma al tempo stesso non possiamo pensare che possa sostituire o essere, diciamo, abbia uno stesso livello di percezione rispetto all'esecuzione dal vivo. Quindi credo che questo parallelismo possa funzionare anche per il docente e per il maestro, cioè il maestro che parla, che si esprime, che guarda negli occhi quando vuole guardare negli occhi i propri allievi, credo che comunicherà sempre infinitamente di più e formerà infinitamente di più rispetto ad un docente che parla da uno schermo, insomma, al di là di tutte le razionalità e di tutte le, come dire, evoluzioni, diciamo, didattiche che ci sono state negli ultimi anni.